Viviamo certamente un periodo storico dettato e caratterizzato da grande incertezza. La crisi nel Mar Rosso con gli Houthi che sta fortemente compromettendo la nostra capacità di esportare alle cifre competitive a cui eravamo abituati. A dirlo è Riccardo Di Stefano, presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, ospite dell'incontro Dispiegare la pace organizzato ad Arezzo al Teatro Petrarca. Un incontro che è voluto partire proprio dagli scenari geopolitici per fare il punto sulle conseguenze economiche dei conflitti in atto e cercare nuove prospettive di sviluppo economico, politico e sociale. I giovani imprenditori hanno nel DNA la pace non solo perché sono la prima generazione che ha vissuto davvero in pace, ma anche perché crediamo che attraverso l'impresa si possa contribuire a creare un benessere collettivo, anche transnazionale, fatto di maggiore inclusione, maggiore sostenibilità e salvaguardia di diritti umani e di diritti. Per farlo noi crediamo fortemente nell'Europa come first mover e rappresentante, presidio di tutto questo e quindi ci auguriamo che ciò possa essere realizzato. E invece Carlo Municchi, neo presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana del Sud, quindi anche per l'ambito aretino, a spiegare nel concreto quali sono le ripercussioni anche a livello imprenditoriale, ma la categoria non si arrende. Un'azienda del territorio ha acquistato più di un anno fa un macchinario per sviluppare una nuova linea produttiva. L'ha acquistato dalla Cina perché aveva una tecnologia specifica per questo settore, se l'aspettava un anno fa è arrivata un mese fa. Questo perché ci sono delle chiusure, specialmente nel canale di Suez, e a causa comunque delle criticità del Medio Oriente, che hanno generato dei ritardi importanti nelle consegne, e questo sostanzialmente è sia per quanto riguarda i macchinari, ma per tantissimi materiali che utilizziamo qui in Italia tutti i giorni e in Europa in generale. Però, insomma, se siamo qui ad Arezzo, soprattutto insomma, in una città, in una provincia così produttiva, a parlare di impresa, evidentemente c'è ancora voglia, no, di fare impresa anche in un'età giovane, insomma. Ce n'è più di prima di voglia in questo momento, perché sappiamo come le nostre imprese nel tempo sono riuscite a uscire molto più vittoriose dai momenti di crisi. Noi siamo giovani e abbiamo una gran voglia di fare, lo dimostra il fatto che qua ci sono più di 100 persone provenienti da tutta Italia per un evento che ha una portata a questo punto di caratura nazionale qui ad Arezzo, che è patria d'impresa, è stata patria di grandi imprenditori che sono partiti da zero e continua ad essere patria di un'impresa che ha voglia di crescere e che ha voglia di far vedere i propri denti al mercato.